Ciao a tutti, io sono Mirko, giocatore di ruolo e master dalle Notti Magiche di Italia 90. Dal 2013 collaboro con l'evento Old School di Luca Comics and Games e dal 2018 ho aperto questo canale YouTube in cui si parla di fumetti, giochi di ruolo ed altre cose a tema nerd. Se il video che state guardando, più quelli che passeranno sopra il mio testone, più tutti quelli che dovessero essere, sto per fare un gestaccio, che dovessero essere sul canale, dovessero essere di vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, commentare e condividere. Vi chiedo un like sulla fiducia per poter combattere il temibile algoritmo. Sono attive le mance per donare direttamente su YouTube. E chi vuole può abbonarsi al costo di 2 euro e spiccioli al mese. Chi si abbona riceverà due meravigliose spille grandi, perché a noi piacciono le cose grandi. Allora, un minuto ve l'ho rubato, ancora 2 secondi, ok, avete messo il like e questo mi fa felice. Oggi parliamo del secondo modulo che costituisce la trinità base, usiamo questo termine, mi piace, la trinità base del manuale di Vampiri quinta edizione. Abbiamo fatto la Masquerade 3 anni e passa forse anche 4 anni fa, ok, quello c'è, lo trovate. Abbiamo parlato della Camarilla, che vi lascio il link qui sopra. Oggi parliamo dell'altro libro, quello degli Anarchici. 203 pagine, 39,90 euro, copertina rigida meravigliosa, e con questo potete completare la custodia, lo slip case, come dicono quelli bravi, dei manuali, dei 3 manuali di Vampiri, la maschera di manuali base, passatemi il termine, di Vampiri la Masquerade. Qui ancora il curatore della linea è lo stesso del manuale base e di Camarilla, quindi è ancora tutto uguale, il revisore è lo stesso, quindi è una squadra che Nid aveva preparato per poter gestire un colosso come Vampire the Masquerade, di cui abbiamo finito di giocare una campagna in 8 parti meravigliosa, arbitrata dal nostro carissimo Master di Cthulhu ufficiale Fabrizio, e potete recuperare tranquillamente tutti e 8 gli episodi sul canale. Forse manca l'ottavo perché è ancora per gli abbonati, ma insomma lo vedrete presto sul canale. Allora, gli Anarchici. Allora, non è stato un manuale facile da recensire, perché allora io da quando esiste Vampiri io sono sempre stato un fedele sostenitore della Camarilla, sempre, ho sempre fatto personaggi legati alla Camarilla, ho sempre ritenuto, giusto o sbagliato che sia, che il vampiro, che il Kainita, pur essendo un mostro, e poi parlerò anche di questo, farò un video in cui ci saranno degli ospiti in cui mi piacerà parlare di questa cosa qui, ha bisogno di una struttura, di una società per evitare che gli umani possano accorgersi, insomma, possano fare determinate cose, ok? Quindi non ho mai preso in grossa considerazione il Sabbat, e anche qui non avevo mai preso in grossa considerazione gli Anarchici, però per completezza ho investito i miei 39,90 euro e mi sono comprato il manuale di Anarchici, e c'è una frase che mi è piaciuta tantissimo: l'anarca, quindi anarchia, sta all'anarchico ciò che il monarca sta al monarchico, ok? Più o meno. Quindi c'è un argomento che è presente in tutte le 203 pagine, tutte,
e dopo un po' è anche abbastanza palloso, ovvero di star dietro a ripetere sempre questa cosa, è il concetto di libertà. Gli anarchici, come dice il nome stesso, il termine stesso dell'anarchia, non riconoscono l'autorità della camarilla, l'autorità delle strutture che tengono fermi i cainiti. Quindi il concetto che viene ripetuto in queste 203 pagine è la libertà, l'indipendenza, la libertà, l'indipendenza, la libertà e così via. Allora, intanto è costituito da 3-4 capitoli più alcune appendici. Madonna quanto scritto. Vabbè, allora, il primo capitolo si intitola Le notti dei non allineati. Un'infinita varietà di ideologie riunite dalla riluttanza a trascorrere l'eternità in una tirannia statica. Queste sono le parole del manuale. Anarchia, gli anarchici, il manuale è scritto come una serie di frammenti e se Camarilla era palloso da leggere per tutte le varie, i vari aspetti, avevamo un pezzo che era come una mailing list, avevamo un altro pezzo che era come una registrazione, eccetera, eccetera, qui è ancora più caotico, è ancora più complicato, madonna. Quindi ci sono questi frammenti più sconnessi e formattati di quello che c'è all'interno del manuale della Camarilla. Allora, Night of Le notti dei non allineati è il primo, sono su 203 pagine 131 in cui sono stati raccolti storie, articoli, estratti, qualsiasi cosa che tratta di un argomento diverso e piuttosto casuale che hanno a che fare con gli anarchici. Uno riguarda un circo, non vi dico cosa di preciso, però uno riguarda un circo errante, l'altro riguarda il fatto che Alexander Alexeyev è un ambasciatore sovietico, era l'ex ambasciatore sovietico a Cuba, è in realtà un brucio, cioè è tutto caotico. È uno scambio di mail su come gli anarchici non dovrebbero mai rinunciare alla violenza come mezzo per opporsi alla camarilla. Cioè, veramente una cosa disconnessa, caotica, di difficile anche lettura. Lo strano tema è la reinterpretazione o reinvenzione degli eventi storici, un blog di viaggio, tutto quello che ha a che fare con l'anarchia. Veramente una cosa complicata, caotica e anarchica. Ok? Il secondo capitolo sono 22 paginette in cui vengono indicati, dal titolo Clan Liberi, che vengono identificati i Bruja, i Gangrel, i Vili, o vampiri senza clan, come anche i Crepuscolari. Si va in ordine di importanza, quindi Bruja, Gangrel, Vili e... Scusate. E Crepuscolare. Poi ci sono 15 paginette in cui si parla dei clan traditori, cioè sono quei clan che appartenevano, quei vampiri che appartenevano ai clan della Camarilla, che però a livello personale sono diventati anarchici. Ve li leggo in inglese perché mi faceva fatica a riguardarli, prenderli in italiano. Quindi ci sono gli Unchained Malkavian, i Red Nosferatu, Lipsimus Tremere, i Free Venture. Okay? Quindi vampiri che fanno parte della Camarilla, però che a livello personale si sentono anarchici. Il capitolo, quindi, l'anarchia è per l'anarchico, ciò che la monarchia è per il monarchico. Il capitolo 3, come si parlava in quello che riguardava la Camarilla, si parlava dei figli di Set
nel capitolo 8 si parlava del clan, del clan dei fratelli, quindi si parlava dei clan dei, dei seguaci di Set. Sì, scusate. Sì, no. Degli assamiti, scusate, degli assamiti nella camarilla, scusate, ma sto facendo casino perché ho tutto impaginato uguale e quindi comincio a non capirci più nulla. Quindi i seguaci Set sono qui e occupano il capitolo 3 dal titolo Il Ministero. Quindi qui c'è descritto questo nuovo clan che è quello dei seguaci di Set. L'ingresso è paro paro a come gli assamiti sono entrati nella camarilla. C'è tutta la parte obbligatoria da leggere e poi c'è tutto discipline, trasgressione, le nuove compulsioni, la nuova presenza e i nuovi poteri, ok? Andando avanti c'è una parte, e questo è secondo me la chicca del manuale. Questo è la chicca del manuale, il capitolo 4. È un capitoletto dedicato al narratore e c'è il diagramma ad albero, credo che si chiami diagramma ad albero o qualcosa del genere, un grafico ad albero, in cui c'è spiegato tutte le opzioni, come gestire tutte le possibilità che i personaggi, quando i personaggi agiscono in modo imprudente. Questo è bellissimo perché, siccome, allora, piccolo inciso, tanta gente usava il Vampiri The Masked, quello che c'è tuttora, l'edizione del ventennale, io ho visto giocare vampiri con la scusa che erano del Sabbath, l'ho visto giocare in stile D&D con risultati agghiaccianti. Questo capitolo serve quando si ha a che fare con quei giocatori, col giocatore che decide di agire in maniera imprudente, quel gruppo che decide di agire in maniera imprudente. Qui ci sono una serie di informazioni, e questo mi dispiace che sia solamente in 4-5 paginette, questo mi dispiace un sacco, però dall'altra parte è veramente interessante poter avere uno, come narratore, poter avere uno strumento per gestire i giocatori che fanno cazzate. I giocatori che fanno cazzate. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Quindi ogni azione che loro fanno può mandare in vacca la campagna, e lo farà sicuramente, ma questo ormai lo sappiamo, lo diamo per scontato anche perché ci si avvicina a 1000 video qui sotto, tra live e video, escludendo gli short, non sono un grosso amante degli short, sono troppo vecchi, l'avete visto, ne avrò fatti 20 forse. Comunque, quindi questo è veramente interessante. Poi il libro termina, quindi il capitolo 4 dell'algoritmo, il libro termina su raccontando la prima rivolta degli anarchici, le rovine di Cartagine, la piaga del sangue. Quindi veramente mi piace questa parte qui, mi è piaciuta molto. Allora, cos'è che è bello di questo manuale? Allora, il concetto è sempre quello della libertà. Come ho scritto nei miei appunti, c'è una sete ricorrente di libertà, di comportamenti e atteggiamenti senza compromessi. Il tempo, il luogo, l'argomento possono essere letteralmente qualsiasi cosa. Questo è importante perché niente vi vieta di giocare gli anarchici in un altro periodo. Basta che teniate sotto controllo questo concetto. Libertà di comportamenti, di atteggiamenti senza compromessi, si combatte, si fa tutto. Quindi niente vi vieta di giocarlo in qualsiasi altro momento, in qualsiasi altro periodo.
quindi veramente questa è, mi è piaciuto veramente, è il grosso più del manuale, mentre Camarilla era, com'è l'organizzazione stessa da Camarilla, molto ingessato, qui invece c'è la libertà, qui le pagine trasmettono, come vi ho detto, confusione, caos, cioè leggete 4-5 pagine e poi cambiate argomento, cioè potete farlo tranquillamente. Quindi questo è una cosa veramente bella, questa cosa qui, il fatto che una volta che si è afferrato il messaggio è quello che vi ho detto, potete sentirvi liberi di fare gli anarchici in qualsiasi periodo. Okay. Poi il contenuto di per sé non è estremamente splatter, violento, peso, è legato ai vampiri, quindi insomma c'è un paio di pezzi abbastanza pesanti, questo però non lo dico perché il canale è monetizzato, quindi questa parte qui non la dico, l'ho scritta ma non la dico, ok, perché no, questa parte qui non la dico. Però è bello il fatto che con gli anarchici, o più gli anarchici di Camarilla, con questo manuale, che vi ripeto, potete con il concetto di libertà essere dovunque, ambientarlo dovunque, se lo potete rendervi conto come l'importanza della libertà dei comportamenti, degli atteggiamenti, tutto quello sia calato anche nel giorno d'oggi. Quindi se volete giocare, come consiglio, qualcosa che ha a che fare con la società odierna, anarchici è perfetto. Ok? Poi il tema continua ad essere quello della rivoluzione giovanile, violenta contro le norme stabilite. Quindi, anche se però non c'è mai spiegato, non è mai fornito una ragione pratica per tutta questa furia, per tutto questo odio. Anche questo è bello. Se voi parlate con i rivoluzionari di qualsiasi tipo, gli chiedete perché fai questo, rimangono un po' interdetti. Stessa cosa qui. Ok, libertà e tutto, perché? Perché è necessario questo? Ok, quindi, poi, allora qualcuno in rete ha provato a identificare il libro degli anarchici come un libro di sinistra. È agghiacciante il voler mettere un colore politico nel gioco di ruolo, secondo me è agghiacciante, ma questo tanto è un argomento che esula dal gioco, saprei un boom di cose, quindi lasciamo stare, ok? Quindi parla appunto delle anarchie in California, l'anarchia a Berlino, l'anarchia a Cuba, cioè tutto quello che c'è, ok? Quindi andate a leggervelo perché questo vi può piacere, ok? Quindi, cos'è che però non è... Punti deboli. 130 pagine di articoli disconnessi, cioè sono pesanti. Io non li ho letti queste 132 pagine, quando ne ho lette 10, 15, basta, perché poi tanto l'argomento è ridondante, è sempre quello. Gli anarchici sono giovani, desiderano il cambiamento, il modo presentato è quello di un'estrema parte politica, cioè è sempre così, basta, 131 pagine, basta, ok? Non c'è niente per il gioco. Se io, questo è un manuale fatto 100, un manuale al 90% di ambientazione, di gioco, di rituali degli anarchici, faccio un esempio, di altre cose, non c'è niente. Quindi anche qua si ritorna a quella sensazione che danno oggi i manuali della quinta. Narratore, lavora, fai tutto,
narratore, fai tutto. Ok, quindi che vi devo dire? Questo se è un problema, si suona lì, è un problema, boh, non lo so. Secondo me la cosa migliore che può fare il narratore è, uso un termine che a me non piace, però per farvi capire, cannibalizzare il manuale. Prendi quello che ti serve, lo metti, ti fai un bel file di testo sul computer e te lo tieni lì, quello che ti serve, il resto non lo prendi nemmeno in considerazione, se no ci scleri e poi lo modifichi, ok? Allora, che vi devo dire? Ditemi voi che ne pensate, se ce l'avete, se l'avete preso. Io l'ho comprato perché sono un completista malato di mente, ma tornassi indietro comprerei forse solo il PDF di questo. Non ci ho trovato niente di interessante. Scrivetemi nei commenti se ho detto una cazzata, se voi invece lo ritenete un libro fondamentale, però per me non è così. È un libro che si può tranquillamente vivere senza. Signori, noi ci vediamo la prossima settimana per un altro libro di vampiri, La Mascherina, quinta edizione. Poi si salta perché c'è Play, quindi ci sarà un video su cosa comprare a Play e poi si ricomincia. Quindi maggio è così. Sapete cosa dovete fare, perché ve l'ho detto all'inizio. Ciao e alla prossima!